Il Presidente del Consiglio. Te lo spiego in un minuto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non viene eletto dal popolo, ma nominato dal Presidente della Repubblica. Come recita l'articolo 92 della Costituzione, è il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Il processo di nomina si può dividere in tre fasi. Fase 1. Le consultazioni. Il Capo dello Stato si consulta con i gruppi di maggioranza e le personalità politiche più importanti per individuare un potenziale Presidente del Consiglio che sia in grado di formare un governo che ottenga la fiducia dalle due Camere. Fase 2. L'incarico e la nomina. Individuata la personalità più adatta, il capo dello Stato gli conferisce l'incarico. Dopo un breve giro di consultazioni, questi ritorna dal Presidente della Repubblica per confermare che accetta l'incarico e consegnare una lista di possibili ministri. Il capo dello Stato provvede poi a firmare il decreto di nomina del Presidente del Consiglio e dei suoi ministri. Fase 3. Il giuramento e la fiducia. Il nuovo governo appena formato si presta poi giuramento e entro 10 giorni dalla nomina si presenta davanti alle due Camere e se ottiene il voto di fiducia entra ufficialmente in carica.